Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo vlog. Oggi per noi è mercoledì, è pomeriggio e io dovrei scendere, infatti mi sono un attimino sistemata la faccia. Dovrei scendere a comprare due cosine, a sbrigare delle commissioni, però prima vi volevo far vedere le nuove borse che mi sono arrivate grazie alla seconda collaborazione con l'AMS Bag. Le voglio spacchettare insieme a voi. Io ho già sbirciato, comunque ho scelto nel sito, quindi so cosa ho scelto. Mi è stata data questa seconda opportunità, io l'ho accolta al volo perché sono bellissime, ve l'ho detto nell'ultimo video, nell'ultima collaborazione che ho fatto con l'AMS. C'è un sito fornitissimo, ragazze, vi lascio qui di lato, mi sposto. Vi lascio qui di lato una carrellata per farvi capire su per giù quello che c'è nel sito. Sono borse molto belle, comunque prezzi contenuti. E niente ragazze, vi faccio vedere quelle che ho scelto io. Innanzitutto mi sono buttata sull'estate e quindi questa qua impagliata con questa trama così è il marrone, ragazze. È piegata perché l'ho appena uscita dalla confezione, ma ovviamente quando poi ci andiamo a mettere dentro la roba, lei si allarga. È bella capiente. E questa qua è una. Molto bella ragazze per l'estate. E questa qua ha un prezzo comunque piccolissimo se non mi sbaglio. Poi ho preso questa qui che ragazzi mi è piaciuta da morire perché ha la particolarità, ha una borsa nella classica a pochette come si usano tantissimo per ora. Cioè così dici ma che hai comprato, cioè, che hai comprato, che ti sei fatta mandare, perché non le ho pagate, giustamente sono omaggiate quando sono collaborazioni. Sembra una classicissima pochettina che si può utilizzare anche così, ma ha la particolarità di avere ben due tre colle all'interno in dotazione. Una è la nera classica, possiamo mettere questa, ma l'altra è questa qua. Che allora guardate già come si risveglia la borsa, ragazze, cioè completamente un'altra cosa. Quindi immaginatevela con l'altra colla. Così mi è piaciuta tantissimo. E questa qua c'era in tantissimi colori, c'era in rosa, in arancione se non mi sbaglio, in rosso. Comunque è molto estiva come trama anche questa, quindi proprio cambia completamente l'aspetto della pochettina che possiamo utilizzare sia così, sia con questo e sia con l'altro che mia figlia qua accanto ha appena aperto. E questa è la seconda. La terza, ragazze, non è una borsa. È uno zaino, ho voluto fortemente questo zaino, cioè volevo uno zaino, volevo prendere uno zaino e questo mi è piaciuto tantissimo. Dove stai andando? Allora, c'è Giuliano accanto, l'avete capito che non mi lascia lavorare mai. Pacchettiamo, saluta, saluta invece di, lei si guarda lei, si fa tipo specchio. Ragazzi, è bellissimo, appunto, volevo fortemente uno zaino e ho voluto fortemente questo. Lo volevo unisex in modo che se vado a fare una gita fuori porta, aspettate che magari ve lo faccio vedere prima, è compatto, ragazze, ma capiente, cioè non è né rigido né morbido, non so come spiegarvelo, però è bello compatto, è morbido veramente, perché rigido sarebbe quello che diciamo se ci metti troppe cose dentro poi non, a un certo punto non ha più la capienza. Questo qua diciamo si allarga. Wow, che wow, va bene. Stavo dicendo, la posso fare. Stavo dicendo prima di essere interrotta 200.000 volte da mia figlia, che lo volevo unisex in modo che se andiamo a fare una gita fuori porta o un ipotetico viaggio, lo possiamo portare sia io che mio marito. Però poi alla fine l'occhio è caduto su questo qua con le fascette in rosa e quindi ho voluto fortemente questo. Mio marito mi ha detto ma non me ne frega niente, dice se lo devo portare io lo porto, dico non è che il rosa proprio non si può portare, anzi ultimamente si usa pure. Quindi ragazze, è questo qua, ha le fascettine rosa, anche dietro è così, in rosa. Queste ovviamente poi vanno qua dentro. Dentro le cinghie, c'ha una bella tasca davanti dove possiamo andare a mettere delle cosine tipo il cellulare, magari documenti, non lo so, le sigarette per chi fuma. Poi una bella tasca capiente qui, un'altra tasca qui. Ma che è successo? Aspettate, ragazze, si è lanciata? Sì, si chiude. Ok, un'altra bella tasca qui. E
poi anche quelle laterali. E che cosa ha di particolare questo zainetto? Ve lo faccio vedere pure. A parte il fatto che, come vi dicevo, anche bello capiente, ecco questa è la capienza, e c'è pure il pompon all'interno se vogliamo metterlo fuori, che ciondola, è carino. Ha la particolarità del cavetto USB. Wow! Praticamente, eccolo qua, esce già all'interno dello zainetto, lo trovate. Power bank, ragazzi, siamo in viaggio, ho una gita fuori porta, ho che ne so, una chiavetta USB, insomma, ragazze, solitamente col power bank o sigaretta elettronica che deve caricare, per esempio, qualsiasi cosa abbia l'attacco USB, possiamo dall'interno dello zaino far uscire il cavetto USB. Aspetta, se adesso trovo, ecco qua. Ragazze, guardate, c'è proprio il supporto per il cavetto USB. Wow ragazze, questo qua appunto per le gite fuori porta, per i viaggi, è fantastico e quindi ho voluto fortemente questo qua, non un altro, ma questo qua con le cinghiette rosa e con i cavetti USB in dotazione. Ragazze, niente, io vi lascio il link diretto allo shop di Lamps Bag in info box e l'eventuale codice sconto. Adesso la mamma deve scendere perché deve andare a comprare due cosine che le servono proprio e sono importantissime e non posso farne a meno, capito amore? Tu vuoi venire con me? Sì, quindi la devo vestire pure lei. Va bene ragazze, vi porto con me. Andiamo. Scendiamo, dai. Extension, vestito a fiori. Extension tipo di 3 km più lungo. Vediamo. Dai, avanti, stai attenta, guarda dove metti i piedini. Brava. Mi fa morire, mi fa. Dai, non fate caso alla scala, ragazza. Da ristrutturare pure lei. C'è chi poi mi dirà, ma perché non la ristrutturate? Tipo che i soldi crescono sugli alberi, come il divano, ma perché non lo butti? Tipo che sono miliardaria, io ho scritto qua, in sono miliardaria, ok? Vabbè dai, lasciamo stare. Sono pazzi, certe volte boh, sembrano problemi, secondo me, andiamo. Che sei bella! Che mi nemmeno da soli. No, da sola no, amore, mi devi vedere la mano. Allora, siamo a casa, fai vedere tu? Cos'è questo? E un sapone. Il sapone intimo, questo qua, ho preso questo. Freschezza. E questi cosa sono? Come? Sono uguali, sono due pacchi di salviettine che mi servivano per cambiarti il pannolino. Allora ragazzi, lo so che non mi vedete, mi sono pulita il gas che dopo pranzo non l'avevo pulito perché mi sono fiondata nel letto, raga. Come stasera mangio da mia mamma, quindi la cucina rimane pulita. Ho detto mi pulisco il gas così per stasera non mi rimane niente da fare. Poi dovrei mettere pure una lavatrice, così in modo che domani li stendo. Magari la programmo, adesso vediamo. E in più Giuliana dietro di me ha aperto un cassetto e sta facendo un casino allucinante. E adesso io colgo l'occasione per fare decluttering di questo cassetto. Questo è il cassetto, per chi mi segue lo sa, dove io tengo un po' di tutto. Quello diciamo semi vuoto, cioè all'inizio quando si sistema è semi vuoto, per le cosine che magari rimangono tra i piedi quando viene qualcuno prendi e subito infili in questo cassetto. Che però poi diventa praticamente stracolmo a forza di infilare cose lì dentro. Quindi adesso che Giuliana ha buttato tutto per terra, io colgo l'occasione e faccio pulizia, qua si dice faccio sbarazzo. Meno male che ho sto coso, ragazze, questo allungabile. La salvezza per questo lavandino perché è grande. Prima non ce l'avevo e facevo una fatica allucinante. Ok. Abbiamo sciacquato. Scegliamo. Vi faccio vedere cosa ha fatto Giuliana. Vedete qua. Tutto per terra ed è normale. Guarda che c'è qua. Ecco,
Adesso facciamo decluttering. Questo qua è il cassetto dove praticamente, vi ripeto, io ci metto le cose che rimangono in giro. Magari suona qualcuno al volo, opla, posiamo là, per dire quella crema. E poi diventa stracolmo. Quindi di tanto in tanto ha fatto un decluttering. Tutti questi fogli, tutte queste cose, adesso via. Allora, lo facciamo live. Prendo il sacchetto. Momento, arrivo. Aspettate. Eccomi qua. Oh. Penne, colori. Mi vedete? Sì. Questi ora li leviamo da qua. Li metto in alto. Questo si butta perché è senza tappo. Si butta. Che c'è? Questo no, questo ce l'ha regalato Anna. Ciao Annuccia, ce l'abbiamo ancora qua, questo non lo butterei mai, a parte che ci giocano. Questa è Diana. Questa è Diana, questa è la cosa dei pesci. Questo quaderno è ancora nuovo, va bene. Questi no, che sono le cose del divano. Questo butta, questo butta, questo no. Questo, mamma ti amo, me lo vado a conservare. Questo che è? I tamponi, ragazzi. Questo antigenico di Gabriele, dice non so quando. I tamponi. Questo si butta, questo è una doppia presa, questo si butta, questo si butta. Questa cosa si butta. Si butta, si butta, si butta. I cavetti, no. Un pezzo di pista, una macchina, questo devo rimettere nella cameretta. Ossatura del Nokia, questa qua la conserviamo perché è vintage. Questi si buttano. Via. Che è sta cosa, certificato di mio marito. Che smacchia non ne prende mai, povero Cristo. Ogni tanto non è proprio morto. È proprio, dici, che sta morendo e quindi non ci può andare a lavorare. Scoscio, no, qua altri colori. Pennelli, il cane che mi cammina sopra le cose, questi sono i sacchettini per quando il cane va a fare popò per strada e non c'entra più. Allora, secondo, questa che è? Queste sono le etichettine, sono. Dov'è il portacolori? Qualcuno dirà, ma la scolverata dentro il cassetto la potevi dare, no ragazzi, molto velocemente. Quindi, questa è via, questa in bagno, questa, qua, questa, qua, questa. Questa, Anna! Anna Marchi! Ti ricorda qualcosa? Me l'hanno colorato, io lo rileggo. Anna Marchi mi ha mandato tanti regali. Questo è stato uno dei tanti, che è stato un maglioncino di cashmere della Falconeri per il mio compleanno. Io conservo ancora il biglietto e lo conserverò sempre, fino a che non me lo strappano. Dico, adesso magari lo metto da un'altra parte. Aspetta, amore. Ciao Emanuela, ho scelto, non so come, mi sei entrata nel cuore e farti un regalo mi rende felice. Mi sembra di conoscerti da sempre, che strana cosa. Ti auguro ogni bene, ragazze, questi per me sono, cioè, ricordi meravigliosi e cose che tengo nel cuore. Non urlare, sembri una fruttivendola! E per urlare pure a me sembra una pescivendola, sembriamo due pazze. Oh, il metrono, questa penna, questi cosi, via. Gabriele? Anzi, Giuliana, tieni, vado a mettere nella cameretta. Il cane vuole uscire, visto in questo momento tu dovevi uscire. Non ne avevi altri momenti. Allora, questi no. Questo no. Queste sono le etichette. Il guinzaglio del cane. Macello, ragazzi. E tra l'altro è nuovo perché Sheila praticamente non esce più perché non ci vede e si confonde per strada. L'hai messo? Bravissima. Ok. Questo qua, questo qua, questo
occhi li tolgo, l'avevo detto. Questo, amore mio, Anna, no? Questo è un foglio bianco, può servire per colorare. Questo pure. Questo è già colorato, via, questo. Sfruttato, contro sfruttato. Che cosa c'è scritto dentro? Boh, non si sa, va bene, tutti i scarabocchi dei miei figli. Tutte queste cose, via, via. Questo è bianco. Questa è una chiave per stringere qualcosa, la posiamo. Questo non so che cosa è, lo butto. Questa la posiamo. Questo è il fondo della... Giuliana! Dov'è la macchina di cameretta, amore? Per favore. Ok. E anche la batti. Ok. Tieni. Bravo, è bravo questa bambina. Lo dice lei. Questi si buttano, questi si buttano, questi si buttano. Queste sono le etichettine. Ah, guarda come le so. Niente, non si possono utilizzare. Sono le etichette che vanno tipo nei quaderni dei bambini per, con il nome. Allora, queste abbiamo detto che si buttano. Sto sudando, ragazze, e sono sotto l'aria condizionata. Questi sono bianchi, li mettiamo qua. Questi pezzi di puzzle inutili perché neanche possono comporre più niente, si buttano, questo si butta. La, come si dice, la spiegazione qua del ventilatore, l'abbiamo montato, lo possiamo buttare. Scotch qua. Questi, butta. Questo che è butta. Ragazzi, vedete, cioè, ci vogliono pochi minuti comunque per fare una cosa del genere. Dici, ma non eguite il cassetto, adesso per favore non vi attaccate alla cosa, non eguite il cassetto, dico, lo posso fare quando voglio. In questo momento non mi va, mi andava solo di buttare. Il tavolo l'abbiamo montato, penso, molto tempo fa, quindi si può buttare. Servizio elettrico nazionale, lo possiamo buttare. Ok. Questi bulloni sono di un giocattolo. Questo no, che l'ho preso all'Ikea, che serve per il telefono. Altre etichette. Sono tutte spiaccicate, le buttiamo. Figurine. Questo che è? Ho buttato, cerchietto, via, li usavo quando avevo la frangia, ora frangia non ce n'è più. Un pennello, un telecomando, lo scotch, questo si butta, questo non è nuovo. La Tineco penso che abbondantemente l'abbiamo capito come funziona. E poi si accumulano. Sono cose che si accumulano. Questo lo mettiamo qua di lato. La crema ce la portiamo in bagno. All'uccio ce la portiamo tra i ricordi. I colori li togliamo da tra i piedi in modo che me li devono chiedere. Cosa importantissima. E niente ragazzi, l'ho sistemato, non so se la si vede, ma già è molto meglio, molto molto meglio, si è alleggerito. Ah, il nocco lo chiamo qua. Ecco, perché non si chiude? Che problemi hai? Ah, perché c'è una cosa qui sotto, un diario che è caduto, perché appunto era stracolmo. Anche questo, child, cioè il suo nocco lo buttiamo. Sheila, smetti di abbaiare. Ok, finito. A volte ci si sta più a dirle che a farle le cose. Vado a posare al treppiedi. È molto più alleggerito. E niente ragazzi, sta tramontando, vedete la luce? Nel corridoio c'è un altro casino, raga. Nel corridoio c'è un altro casino. Ve lo faccio vedere. Poi dici casino, chissà che cosa. Vedete? La Barbie, io qui ho detto Giuliana, la devi posare nella stanzetta. La Barbie è nel corridoio.
il fondo del coso nel corridoio, che c'è pure un portapranzo per terra, che però ci giocano loro. Mamma mia, stavo volando, sta tenda la odio. Cioè, l'ultima che è rimasta, la sto odiando, ragazza. Intanto hanno detto un mese. Il mese sta passando per le porte. Ci sono le altre porte. Che meraviglia, raga, avere le porte. Potete capire. Cioè, potete capire chi è stato tanto tempo senza porte? Può capire. E dai commenti mi avete detto in molti che avete passato anche voi delle ristrutturazioni tragiche. Leggevo soprattutto di una di voi che mi diceva che il sapone intimo è ancora qua, non andrà a posare. Se gli dico Giuliana lo vai a posare, lo va a posare non so dove, quindi. Di una di voi che mi diceva che devono traslocare a breve. La figlia, la nuora, cioè il figlio e la nuora. Aspetta che ti do l'acqua, tieni. È che stanno a niente perché ancora hanno problemi con mattoni, eccetera, eccetera. E se non mi sbaglio, parlava proprio di Leroy Merlin. Io non ci andrò più, ragazze, l'ho detto. E stavolta basta. Infatti ci sarà una nuova grossa new entry a casa a breve. Non spoilerò niente stavolta. Bocca cucita, quando arriverà questa cosa la vedrete e basta. Per scaramanzia. Ma non andare a Merlin. Mai più. Mai più. Veramente. Basta. Mi sto accorgendo adesso che sono senza occhiali. Infatti un attimino mi sento tipo, mi vedo i fasci di luce. Il susso è qua. Un colpo mi cerca l'acqua, un colpo mi cerca il ciuccio, un colpo mi cerca un'altra cosa. Tieni qua. Quando è che te ne va all'asilo? Mamme di bambini piccoli, sincere, quelli che devono sanità scolare, non volete che ritornano a scuola? Dite la verità, io sono sincera, per come mi vedete. Sì, non vedevo l'ora che finiva la scuola, ero la prima. Cioè, chi magari mi sta guardando, delle mamme che andavano con mio figlio, che i bambini andavano con mio figlio, dice questa è pazza, perché ero la prima che dice basta, non ce la faccio più, svegliarmi presto, eccetera, eccetera. Però adesso, ragazze, veramente, ho i tic agli occhi proprio. Cioè, ma non per Gabriele, Gabriele è buono, per Giuliano, mamma mia, ragazze, che uragano, dicono i terribili due, ma qua stiamo arrivando a 3 anni, perché ora ottobre fa 3 anni e niente, non si calma. Un goccino di caffè, ragazzi. Non si calma, è un uragano in piena. Adesso ad esempio dove è andata? Giuliana? Non risponde, quando non risponde, quando i bambini, quando c'è silenzio, non sono cose buone. Dove sei? Ma dove? Un attimo, raga. Niente, stavo in cameretta. Ragazze, niente, fatemelo sapere, mamme di bambini piccoli, se volete anche voi che ricominci la scuola, solo che Houston abbiamo un problema, meno noi. Quando ricomincia la scuola, ricominciamo di nuovo con la febbre, il naso che cola, quindi niente. Io non so in che stagione collocarmi, cioè sono una di quelle che si lamenta in qualsiasi stagione. D'inverno c'è freddo, d'estate c'è caldo, però se devo scegliere come clima preferisco l'inverno. E anche come routine, perché l'ho detto più di una volta che io sono una fan della routine. Mi piace, mi dà serenità e stabilità. Ecco, la vita un po' sballata, così magari un giorno ti alzi tardi, un giorno ti alzi presto, come si fa d'estate, non è che mi piace particolarmente. E niente, ragazzi, io questo vlog lo chiudo qui. Aspettatevi una novità. A breve, qualche settimana. Niente, una cosa di cui saremmo contente tutti, perché so che mi volete bene e che quindi quando c'è una gioia, una cosa nuova, una cosa bella che va ad arricchire la casa, siete contenti insieme a me. Piano piano, mattone per mattone, stiamo costruendo la nostra casa come la volevamo, nonostante, mi verrebbe di dire parolacce, quel grandissimo pezzo di che ci ha fatto i lavori. Scusate, no? Chapeau. Ci ha lasciato i lavori a metà. Ma Dio è grande, ragazzi. Abbiate sempre fede. E anche quando sembra che ci stai toccando il fondo, poi c'è la risalita. E niente, vi mando un grosso bacio. Piano piano ce la si fa. Con i sacrifici. Quando mi dicono butta il divano, no, prendiamolo, buttiamo, ci siamo per terra, per dire. Con i sacrifici le cose sono più belle, ma ci si riesce a farle.
un grosso bacio con questa perla di saggezza. Vi lascio, ci vediamo al prossimo vlog.